Bentornati al LED. In questo spazio adesso vogliamo presentarvi il calendario unico delle iniziative del mese di marzo, messo al punto dal Centro Pari Opportunità dei Comuni della Valdichiana Senese in collaborazione con Amica Donna e con le varie associazioni, perché per ricordare l'8 marzo, la giornata insomma, dei diritti internazionali della donna, non si è pensato ad una sola giornata ma ad un intero mese di iniziative per sensibilizzare come sempre a questo tema. Insieme a noi la Presidente del Centro Pari Opportunità dei Comuni della Valdichiana Senese, che è appunto Orietta Parretti, benvenuta grazie, in diretta, grazie, benvenuta con bene, noi. Grazie. Allora, un altro importante lavoro di coordinamento e di condivisione, insomma noi ci vediamo spesso queste due volte all'anno, novembre e marzo, perché si concentra principalmente su queste due mensilità, il lavoro soprattutto di promozione, ma in realtà voi siete attive tutto l'anno con gli sportelli aperti per l'assistenza sui territori, quindi innanzitutto un grande merito, un grande applauso per quello che fate in collaborazione certo con i comuni, ma insomma in prima linea come donne per le donne, voglio dirlo subito. Sì, infatti noi quest'anno il cartellone della donna che riporta tutto il mese di marzo gli eventi che abbiamo organizzato noi come Centro Pari Opportunità dell'Unione dei Comuni insieme a tutte le 10 delegate alle pari opportunità di tutti e 10 i comuni della Valdichiana Senese, abbiamo portato un'iniziativa, diciamo un appello, diamo pace alle donne. Questo diamo pace alle donne, vogliamo riportarlo anche come simbolo alle donne iraniane che stanno lottando ancora oggi per la morte di Mahsa Amini, quella ragazza che fu uccisa a 22 anni per una ciocca di capelli uscita fuori dall'hijab. E quindi noi vogliamo riportare anche l'importanza della lotta che stanno facendo queste donne iraniane che si chiama Donne, Vita e Libertà. E come dico sempre, noi che viviamo in un paese libero, democrazia, ancora non possiamo capire quello che stanno soffrendo queste donne. Esatto, purtroppo la solidarietà nasce spontanea poi dal mondo femminile, ma non sempre viene così raccolta un po' da tutte le realtà e le istituzioni, però questa volta il movimento è molto forte anche proprio di solidarietà nei confronti delle donne iraniane, con tanti testimonial importanti, quindi ci auguriamo che magari questo messaggio possa arrivare e possa aiutare le donne iraniane a trovare uno spiraglio di libertà diverso insomma da quello che tutti i giorni sono costretto a subire. È una rivoluzione non facile non facile. In questo caso, no. Però da qualche parte si deve pure iniziare. Sì, invece per il territorio della Valdichiana Senese avete messo appunto un calendario che inizia il 4 marzo. Sì, inizia il 4 marzo, sabato inizierà con l'apertura, diciamo, la biblioteca di Chiusi, dove ci sarà la presentazione del libro Donne, storie di confine e oltre. Il pomeriggio alle 17. Poi dopo mercoledì l'8 marzo è la giornata clou. La giornata clou, anche se noi abbiamo tante iniziative fino al 25 di marzo. E diciamo che si parte dal museo di Cetona, museo civico della preistoria del Monte Cetona. Anche questo sarà aperto dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18. A Chianciano Terme, qui a Chianciano invece ci sarà l'istituto alberghiero Artusi che farà un convegno che si occuperà di giovani, lavoro e diseguaglianze, quali prospettive ci possono essere per il lavoro dei giovani. La mattina alle 10.30, ovviamente presso l'Istituto Alberghiere, poi a Montepulciano. A Montepulciano ci sarà una diretta Facebook nella pagina del Comune Montepulciano che si intitola alle 13 No Woman No Panel, cioè significa senza donne non se ne parla. È un progetto che ha aderito all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese
insieme al sindaco Michele Angiolini Montepulciano e alla delegata, la nostra delegata alle pari opportunità, Chiara Protasi, ma ci siamo unite anche tutte noi consigliere e delegate alle pari opportunità, perché è un'adesione che ha fatto la Commissione europea, esatto. E ha rilanciato poi la radio Rai 1, mi sembra, esatto, Radio, sì. 1, e quindi, Rai Radio 1, e quindi ce l'ha riportata questa adesione come progetto. Poi dopo il pomeriggio ha chiuso città, sempre il lotto, ci sarà in pratica alla sede della CGIL la voce delle donne, una testimonianza di una donna che è riuscita a uscire dalla violenza, ha detto è riuscita a dire stop alla violenza, e anche questo è molto bello, si parlerà di violenze domestiche. Con una testimonianza dal vivo, sì. Purtroppo. Alle 16 presso appunto la, sì, CGIL. Poi vi spostate a Sarpiano? Sì, Sarpiano al Teatro degli Areschianti ci sarà la proiezione del film Joy, già era stato proiettato tanti anni fa. Comunque è molto bello perché parla di una donna che si reinventa se stessa, un cambio di vita dopo esperienze negative di violenza. E in contemporanea a Sinalunga. Sì, a Sinalunga al Teatro Ciro Pinsuti, lo spettacolo Vi chiamerò Marie. Anche qui si parla di una donna che si è reinventata e ha dato un'impronta diversa alla sua vita. Ecco, questo intanto tutti ingressi gratuiti. Ecco, questo è importantissimo. Quello che vediamo intanto è il calendario davvero pieno delle varie iniziative. Vedo, sì, per esempio che continuate subito giovedì 9 marzo, sì, a Chiusi. Sì, questa è anche un'iniziativa carina. Saranno fatte delle letture sempre a biblioteca comunale, quando tutte le donne del mondo, e saranno fatte da bambini, ragazzi e ragazze di Chiusi. Bellissima questa, sì, questa collaborazione poi anche generazionale, insomma, sì, che consente, sì, di, sì, iniziare ad affrontare il tema dell'uguaglianza e dei diritti della donna anche in età, sì, giovanile, dove magari ci auguriamo che in quel caso siano date per scontate, sì, però insomma, però tenere viva una scintilla credo sia, sì, importantissimo, infatti, per prevenire invece che curare. In prevenire, sì, brava, hai detto bene, nel senso che bisogna sempre parlarne anche, soprattutto con i ragazzi e con le ragazze. Allora, i 10 comuni della Val di Chiana Senese tutti partecipano, vedo che venerdì 10 marzo, sì, di nuovo un'iniziativa al teatro di Sinalunga, sì, Ciro, sì, Pinsuti, sì, e poi dopo nella giornata di sabato, ovviamente sabato e domenica si concentrano, sì, un po' di più gli eventi, sperando di avere anche una adesione maggiore, perché la gente magari è libera dagli impegni lavorativi, e anche qui vedo partite già la mattina da Montepulciano col museo civico. Sì, civico, questo è l'ingresso gratuito anche qui dalle 10 alle 18, Chianciano Terme, il museo civico archeologico delle acque, anche qui dalle 10 all'1 e dalle 15 alle 18. Museo archeologico che, sì, è ingresso gratuito per le ragazze, per le donne. Per le donne. Approfittiamone. Perché abbiamo praticamente sotto gli occhi un, sì, panorama importantissimo che non conosciamo, della nostra storia che non conosciamo, lo possiamo fare conosciamo a livello anche, infatti, diciamo, gratuito, e quindi, sì, credo sia una grande iniziativa. Sì. Montepulciano, un'altra iniziativa molto interessante a Montepulciano, la sala ex Macelli, sala Xvalente, sempre sabato alle 11, un incontro pubblico con i dirigenti dell'ospedale di Nottola, dove si parlerà del tema mamme si diventa, non si nasce. È una problematica, diciamo, che non se ne parla molto, però è molto importante per le difficoltà che trovano le madri quando diventano madri. Diciamo che nasce il figlio, e quindi tutte le problematiche della gravidanza e dopo. Sono tante le domande che vengono lasciate sole a volte, si, sì, pone, e quindi che si dà tutto per scontato, nel senso si dà scontato che la donna sia per madre, quando si nasce pronta. Madre è pronta, invece non è così. Assolutamente c'è bisogno sempre ovviamente di una guida, e avere poi esperti che rispondono, sì, a certe domande, al di là insomma dell'aiuto familiare, sì, delle amicizie, poi gli esperti che ti rispondono, sì, in maniera scientifica ti dà una sicurezza, sì, infinita. Molto. Molto. E poi, sì, e poi inaugureranno anche il parcheggio rosa, sempre lì davanti all'ex Macelli, e un parcheggio per i genitori inferiori ai 2 anni d'età, riservati.
questi parcheggi, saranno riservati ai genitori che hanno i bimbi inferiori ai 2 anni, avranno un posto occupato riservato. Fantastico, fantastica iniziativa. A San Casciano, sempre nella giornata di sabato, invece c'è una passeggiata. Che non si poteva fare a San Casciano? Beh. Allora, faremo la passeggiata verso il santuario ritrovato con il gruppo archeologico di San Casciano e sarà anche questo ingresso gratuito, su prenotazione ai numeri che trovate sulla locandina. Quindi alle ore 11 a San Casciano per vedere il sito archeologico dei Bronzi. Attenzione, quindi anche questo... bisogna prenotare perché andrà tutto esaurito, mentre anche su Chiusi il pomeriggio c'è di nuovo un'altra iniziativa. Sì, proiezione del documentario Bandiere della Pace, anche questo fatto dall'Hauser di Chiusi, insomma, della provincia di Siena, è molto interessante anche questo. A Sartiano, al teatro, la sera, sempre gli Areschianti, lo spettacolo Noi ragazze senza paura. E anche qui si parlerà di tutte le problematiche che possono riscontrare nel mondo di oggi le ragazze. Benissimo. Nella giornata poi invece di domenica ancora la possibilità di entrare al Museo Archeologico delle Acque di Chianciano per la giornata sia di mattina che di pomeriggio. E poi a Montepulciano l'iniziativa alla Sala Polivalente alle 16. Ex Macelli. Sì, essere donna, lavoro, discriminazione salariale e contrattuale, articolo 37 della Costituzione italiana, incontro a cura del sindacato pensionati TEA, CGL e Hauser di Montepulciano. Anche questo è molto importante perché purtroppo ancora c'è discriminazione del lavoro, soprattutto a livello economico. Eh sì, ancora sì. Pienza, vedo che c'è un'iniziativa domenica 12 marzo nel pomeriggio alle 16. Alle 16, anche questo è un omaggio. Anna Menotti Piccolomini, il Palazzo Piccolomini. Palazzo di Pio II. Di Pio II, questa è stata una donna molto importante per Pienza, quindi vogliono ricordarla e secondo me è bello, un bello omaggio. Bene, che fanno. Perfetto. Poi si va al mercoledì 15 con l'iniziativa Donne e la politica del pari opportunità e diritti alle ore 15 alla CGL e sabato 18 siete di nuovo tra Sartiano e Cetona. Questi due eventi, sabato 18 e domenica 19, sono stati eventi voluti da noi delegate delle pari opportunità. Questo è un evento che facciamo noi come centro pari opportunità, perché nella presentazione di questo libro Senza giri di boa, questo libro Senza giri di boa è stato scritto da delle donne che si sono riconosciute, diciamo, sulla frase di una stilista, non so se te la ricordi, Elisabetta Franchi, la stilista, qualche anno fa ha detto una frase del tipo: io le donne le assumo quando ormai sono al quarto giro di boa. Ah, ecco. Che significa? Quando ormai hanno superato quell'età che non possono più avere figli, perché non avendo figli danno di più nel lavoro, ti lavorano 24 ore su 24 e non ti chiedono niente in più. Beh, insomma. Cioè, questa è una riflessione molto... Al limite dello sfruttamento, vabbè. Del limite, però adesso non si dice, però una volta... Allora, una volta quando ti assumeva un datore di lavoro privato, ti faceva firmare prima la lettera di licenziamento. A chi è che non è successo? A me non è successo. Però è successo. Però succede. È successo. Indubbiamente c'è chi quindi, purtroppo ancora. Quindi queste donne che vengono da Roma, che hanno scritto questo libro, sono 20 giornaliste, racconteranno le testimonianze che hanno raccolto su queste discriminazioni nel lavoro, poi anche discriminazioni dovute anche da imprenditrici donne, che a volte non te l'aspetti. Non te l'aspetti, invece magari... Proprio lì. La donna, questo è a molto volte interessante. Sa essere, cattiva davvero. E potranno acquistare anche il libro. Quindi chi verrà a Sarteano alle 15.30, Cetona alle 18 il sabato e alle 16 a Trequanda la domenica 19. Sì, la domenica 19. Poi saltiamo e chiudiamo questo bellissimo calendario con sabato 25 marzo a Torrita di Siena alle 10.30. Sì, dedicata, è una sala mostre dedicata alla concittadina Fedra Neri Farolfi e
verrà inaugurata una mostra collettiva Donne nell'Arte. Bellissimo. Quindi un calendario ricco, tutto da vivere praticamente, dopo mi pare di capire, soprattutto dopo tutti gli anni della pandemia. Da vivere in condivisione. Sofferto, adesso siamo in condivisione con tutti. Dunque voi, sì. A parte queste grandi iniziative, sì. Che trovate sui social, le ricorderemo, sì. anche noi i nostri appuntamenti con il telegiornale, quindi vi daremo modo di non perderne neanche uno, non no, vi preoccupate. Poi ogni evento ha una propria locandina che potrete trovare sia nella pagina Facebook del Centro Pari Opportunità oppure anche nella pagina dell'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese, nella pagina Facebook. Dobbiamo sottolineare che l'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese ha una grande sensibilità rispetto a questo tema. Sì. È una cosa che ogni volta che ci vediamo sottolinei, sì. con piacere, mi ricordo. Sì, è vero, sono molto attivi, ce l'hanno tutti i sindaci, anche chi ha la delega alle pari opportunità, ci dà una grande mano e noi li ringraziamo sempre, anche tutti i sindaci. Ecco, chiudiamo dicendo che esiste uno sportello delle pari opportunità, ricordiamolo, sì. sui comuni, sì. dove rivolgersi. Sì, allora, i sportelli del Centro Pari Opportunità sono aperti a tutti i cittadini che risiedono nei 10 comuni della Val di Chiana Senese, offre servizi gratuiti dal primo ascolto accoglienza alle donne che si trovano in disagio, vittime di violenza, di abusi, chi sta cercando un lavoro, ragazzi, giovani che cercano discriminazione, chi cerca un orientamento lavorativo, anche di qualsiasi età, non solo, certo. può avere diciamo un aiuto da noi come Centro Pari Opportunità, aiuto gratuito, e gli sportelli si trovano a Sartiano, nel comune di Sartiano, il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18, a Montepulciano il lunedì, il mercoledì e il venerdì la mattina al palazzo dove è l'ex tribunale, sì. che adesso ha cambiato sede, e a Sinalunga nel comune il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Quindi, insomma, stiamo lavorando per ampliare il servizio, te lo dico, cercheremo, ecco. di ampliare il servizio e, questo è molto e importante. Portare maggiori Mi viene da chiederti servizi. Se purtroppo questa idea è perché ce n'è bisogno. Brava, sì, perché ce n'è bisogno. Ecco. Molto, soprattutto nelle nostre zone. Sarebbe preferibile capire che magari si chiudono gli sportelli per non utilizzo, invece no, ce n'è c'è bisogno. Sempre più bisogno, purtroppo c'è sempre più gente che ha bisogno, ma anche a livello psicologico. Certo, noi certo, cercheremo di portare anche un supporto psicologico. E questo è importante. E allora noi vi invitiamo a seguire le iniziative, sì. del Centro Pari Opportunità dei Comuni della Val di Chiana Senese. Ringraziamo Orietta Parretti, che è la Presidente, per averci illustrato in maniera così efficace tutte le iniziative. Grazie al lavoro di tante donne è possibile quindi mantenere un servizio attivo, e questo, sì. è importantissimo. Grazie Orietta, grazie a voi. Per quello che fai a livello personale e ovviamente di gruppo. Ecco, grazie a tutti. Grazie a voi, LED finisce qua, grazie per averci seguito a martedì.